l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Con il video su YouTube, lo volevate, sto sull'argomento clou. Mi domandate cosa fai, non esci più. Io resto in casa a guardare le serie TV. Medita, medita, come sto? Sulla metrica, tu stai a distanza, aggiungo finalmente debita. Siamo passati dagli ammassi di... È un giovanissimo rapper aretino di appena 18 anni, Pietro Sabatini, in arte Python, a mettere in rima a tempo di rap il difficile momento che stiamo vivendo. Un racconto per immagini e testo che fotografa come la quarantena sta stravolgendo le nostre abitudini e in un certo senso anche i nostri cuori. Se prima di tossire non fai almeno un pentimento. E nel mentre passano le ore, ma io non sento, non nessun rumore. Io sto a sedere con il mio torpore, mi hanno tamponato ma niente tampone. Il progetto musicale a cui sto lavorando è l'album, è un album assolutamente, ancora non dico il titolo, però comunque sto lavorando ad un album. E questa canzone fa parte del progetto anche di Vittorio, perché è stato lui che mi ha contattato. Lui fa parte dell'associazione STC Cinema, che è un'associazione che comunque tratta varie tematiche, comunque adatta ai giovani, no? E coinvolge giovani e persone anche di varie età, non solo giovani. E questo progetto, appunto, abbiamo discusso insieme, volevamo fare una canzone proprio a tema virus e sul contagio, quindi ho deciso di fare questa canzone, l'ho scritta in breve tempo e poi l'abbiamo fatta uscire. Ovviamente il clip è particolare perché ognuno l'ha girato a casa sua, quindi è un'unione di tanti mini video che sono stati messi insieme. Dimmi dove andiamo. No, non lo sappiamo, intanto ci speriamo di andare lontano, ci rifugeremo nell'iperuranio. Oppure sulla luna, nell'armadio, questa è un'altra delle vere profezie di Nostradamus. Ora Pietro, non si pensi il contrario, trova anche il tempo di studiare e alla fine lancia un appello, rimanete tutti a casa. Sì, faccio la didattica online e ce l'ho almeno 2 o 3 ore giornaliere, ce l'ho sicuramente, a volte anche presto, quindi... E non è un metodo cattivo la didattica online, perché magari mettendo i video in pausa o tornando indietro si possono comunque riascoltare le video lezioni e quindi imparare più cose magari. Fallo pure tu l'appello a rimanere a casa. Sì, ragazzi, rimanete a casa e se volete girare un videoclip come ho fatto io, fatelo a casa vostra. Merita, gli dico, fatti un bel respiro. No, non sono in giro. Dormo come un ghi, dormo come un ghiro. Anche tu col virus, vada come eri, fatti un bel respiro. No, non sono in giro. Dormo come un ghi, dormo come un ghiro. Anche tu col virus, vada come eri.